Il comune di Concordia sulla Secchia, uno dei comuni terremotati in Emilia, sta espropriando un terreno per costruire una chiesa. Il sindaco Marchini ci spiega la logica dell'operazione. Sì, noi abbiamo pensato come amministrazione comunale, d'accordo con il parroco di Concordia, di andare a ricreare un centro che potesse essere un momento di aggregazione per tutta la nostra comunità, visto che il nostro centro storico è stato probabilmente il centro storico più danneggiato del cratere. E naturalmente per ricreare il centro storico abbiamo pensato di utilizzare un'area sulla quale allestire le scuole, le elementari e le medie che già sono state inaugurate, e non poteva mancare il municipio e la chiesa. Perché ci siamo impegnati anche in quest'opera di facilitazione, credo, di reperimento dell'area per quel che riguarda la parrocchia? Perché riteniamo che anche le ragioni di culto della parrocchia siano di fatto un servizio di pubblica utilità che si rende alla comunità. Quindi anche per agevolare e facilitare questo tipo di operazione abbiamo chiesto al commissario di indire una procedura prima di presa in possesso e successivamente di esproprio dell'area sulla quale poter costruire il municipio e la chiesa. Devo dire che la nostra cittadinanza mi pare abbia molto gradito questa idea e noi ci auguriamo al più presto di poter vedere realizzate insieme queste due strutture che sono, diventeranno il cuore del nuovo centro, seppur provvisorio, di Concordia. Dico ovviamente seppur provvisorio perché tutti i concordiesi hanno nel cuore di poter rientrare nel nostro centro storico, noi stiamo lavorando per questo. Giova ricordare che non verrà regalato il terreno alla chiesa, semplicemente si facilita la procedura di realizzazione attraverso un esproprio giocato sulla pubblica utilità del culto religioso. Sì, infatti sarà così. E l'intenzione è quella poi di cedere a titolo oneroso la superficie alla parrocchia, alla quale ne diventerà proprietaria e svolgerà la propria attività. In alternativa potrebbe anche verificarsi il caso che noi concediamo una sorta di diritto di superficie su quell'area, che rimarrebbe in questo caso di proprietà del comune e i costi sarebbero a carico del comune.